Benvenuto alla senatrice Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, vicepresidente vicario del gruppo a Palazzo Madama. In studio con noi sui giornali tra i 2,8 e i 3 miliardi di euro. Lei come la valuta questa mossa per abbassare le tasse e i mutui agli italiani, visto l'aumento dei tassi, soprattutto deciso dalla BCE? Ma veramente soltanto in un flash, visto che sono soltanto anticipazioni e quanto è stato detto in conferenza stampa, tutti hanno sottolineato peraltro che il ministro Giorgetti, che sarebbe quello competente per le finanze, era assente, ricostruendo magari degli scenari anche di disaccordi su cui ancora non sappiamo, quindi non mi esprimo. Noi chiediamo che si tassino gli extra profitti, non solo bancari, ma anche dei colossi assicurativi, dei colossi energetici, dei colossi farmaceutici, da almeno un anno. Cioè era nel nostro documento, nel famoso documento degli 11 punti presentato a Draghi, prima che cadesse il governo Draghi, c'era appunto la tassazione degli extra profitti. Ora, finalmente, forse qualcosa si è mosso, visto che c'è un'inflazione galoppante, ci sono i mutui alle stelle, c'è un caro vita pazzesco, di nuovo si è alzato il prezzo di benzina e gasolio, forse però mancano le cifre. Insomma, quindi dice da qualche parte si è iniziato però, insomma, senatrice Maiorino. Questo è da vedere, però insomma c'è voluto una vita, perché vediamo però se non è la solita montagna che partorisce il topolino, perché a me per ora sembra così. 3 miliardi, se è quella la cifra, è veramente nulla rispetto a quanto si può... La montagna ha partorito il topolino però... oppure un topolone? Senatrice, le notifico che siamo qui da pochi mesi e lo abbiamo fatto. E quando si realizzano le cose, non è che bisogna poi fare di nuovo polemiche e dire aspettiamo, vediamo, ci è voluto tanto tempo. C'è voluto l'unica poco, cosa che avete realizzato poco. È distruggere il PNRR. Questo avete realizzato. Che gli altri raccontano. Mi faccio andare alle 8 di mattina, già così sta Del Mastro. Camomilla la mattina. Dal collega. Stai calmo. Il decreto è ancora da vedere. L'unica cosa che si sa è che avete perso 16 miliardi del PNRR. 16 miliardi del PNRR. Questo avete fatto finora. Persino i vostri sindaci, i vostri presidenti di regione si stanno ribellando. Senatrice, io... Lei è ancora nel mondo dei sogni. Le chiedo una mano. Senatrice Maiorino, De Angelis, responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha chiesto scusa in un lungo post, rivendicando la possibilità di avere opinioni personali, suffragate, dice, anche da altre opinioni simili. Il caso si è chiuso in questo momento, senatrice? Io trovo queste polemiche abbastanza stucchevoli, veramente. Ormai questo governo e questa maggioranza ci ha abituato a fare dichiarazioni allucinanti dal punto di vista della verità storica e della verità giuridica, salvo poi, dopo le polemiche, eventualmente fare una piccola retromarcia. Queste non sono neanche delle scuse, veramente non è niente, assolutamente nulla. Per cui io veramente la liquiderei così. Vale quello che ha detto, bisogna considerare se questa persona può rimanere e svolgere quel ruolo così delicato che svolge nella Regione Lazio. Ma lo stesso vale per lo stesso sottosegretario Del Mastro, voglio dire, la senatrice Santanchè, la ministra Santanchè. Sono tutti personaggi che hanno degli enormi problemi rispetto al ruolo che rivestono, ma stanno facendo quadrato. L'unica cosa che sa fare questo governo è difendere se stesso e, diciamo, chi già sta bene. Abbiamo visto quel video, l'abbiamo ricevuto tutti, credo decine di volte nei nostri telefonini. Io l'ho ricevuto decine di volte soltanto tra ieri e l'altro ieri. Ma è possibile che dei cittadini che hanno subito un'alluvione devastante come quella che c'è stata in Emilia Romagna debbano ridursi a girare dei video per chiedere quello che gli è dovuto? Non è arrivato ancora un centesimo in Emilia-Romagna, è vergognoso. Giorgia Meloni era andata lì con gli stivaloni di gomma per far vedere solidarietà, far vedere. Hanno perso tempo per il commissario che alla fine, per giochi politici, ovviamente hanno selezionato un'altra persona e fino adesso non c'è allora, un è stato nominato, è senatrice, il commissario Figliuolo all'emergenza straordinaria, il generale
Figliuolo, governatore della regione sì. Campania, che oggi appunto sul Corriere della Sera dice centralizzare tutto rende un moloch burocratico che farà uscire pochi soldi. Senatrice Maiorino, lei ha sentito le dichiarazioni, poi andiamo chiaramente dal sottosegretario Del Mastro, del ministro Fitto alla ricostruzione del nostro Franco qui in studio. Questa questione dei soldi che devono arrivare, abbiamo visto l'Enna Caltanissetta, però vengono messi laddove le opere si possono fare. Senatrice. Al di là di tutte le chiacchiere, c'è un dato fondamentale. Qui si è parlato di modifiche per 16 miliardi. Sono tagli per 16 miliardi al PNRR. Sono 16 miliardi che non ci sono più nel PNRR e che vanno a incidere soprattutto sugli enti locali, sui comuni e sulle regioni. Infatti, l'ANCI si è detto preoccupato e tutti i presidenti di regione si sono detti preoccupati. Ricordiamo che le regioni, molte sono a trazione di centrodestra, quindi non è una questione politica, è una questione oggettiva. Questo governo è incapace di spendere i soldi del PNRR. Solo 20 giorni fa abbiamo assistito alla decurtazione di 500 milioni per gli studentati che si realizzeranno forse semmai nel 2026, come se non fosse urgente. Gli asili nido anche sono andati a farsi benedire. Il dato è che sui 33 miliardi disponibili sono stati spesi 2. Sul comparto sanità, che purtroppo è quello che ha più bisogno e che sta più messo male, si è speso lo 0,5%, 79 milioni. È una cosa pazzesca. Si è perso tempo nella riorganizzazione, nelle modifiche. E poi io respingo al mittente qualunque tipo di accusa rispetto al governo Conte, che è responsabile dell'11% dei progetti totali che fanno parte del PNRR. Quindi i dati vanno detti e le persone si devono fare le idee in base ai dati oggettivi, non in base così alla propaganda. Questi sono i dati, questi sono i fatti. Il PNRR, purtroppo, questo è stato mancato. 15 miliardi sono sfumati, poi dice... Allora, posso aggiungere una cosa? Mi faccio andare da... Non è stata una scelta di questo governo. I studentati dovevano essere realizzati entro il 31 dicembre 2022. Quindi erano responsabilità del precedente governo. Sono le scelte, sono le perdite di tempo di questo maggioranza. Governo ma che hanno portato a quello. E siccome non erano stati realizzati, l'Europa li avrebbe comunque tolti. E quindi sono stati sottratti e spostati proprio per salvarli. Ha perso 6 mesi di tempo. Allora, senatrice Maiorino, lei oggi in una estesa intervista al giornale a pagina 11, Luigi Sbarra, segretario della CISL, dice: serve una norma di sostegno ai buoni contratti nazionali, la questione dei bassi salari esiste, è un'emergenza ma va affrontata senza demagogia. Con il quantum orario indifferenziato dello Stato ci sarebbe un aumento del lavoro nero, del sommerso, uno schiacciamento verso il basso dei salari medi. Come al solito, scenari apocalittici. In tutto questo la Meloni dice: io però sul salario minimo facciamo rimanda a settembre, fa l'incontro l'11 agosto adesso con le opposizioni, un incontro di facciata, perché se avesse voluto veramente parlare seriamente del salario minimo la sede preposta c'era, che è quella della commissione. Non hanno avuto nessuna proposta da avanzare, hanno soltanto con l'espediente regolamentare rimandato il tema a tra 4 mesi, quindi il provvedimento è rimandato a 4 mesi. Adesso ci sarà questo incontro di facciata. Ma voglio dire, ma veramente è banale la questione del tetto agli stipendi, come è stato appena detto, mi dispiace Bechis, è banale, 240.000 euro non sono sufficienti e non si vuole parlare di salario minimo, cioè parliamo di 9 euro lordi l'ora. Si taglia il reddito di cittadinanza a 169.000 famiglie dall'oggi al domani con un SMS. Si ripristinano i vitalizi per gli ex senatori. Veramente sono sfacciati, questa è sfacciataggine di fronte al caro vita, al caro bollette, alla situazione in cui si trovano tutte le persone. Si parla del calo anche del turismo, 41% in meno del turismo. Si aspettava una stagione favolosa e improvvisamente si scopre che le persone non hanno i soldi per permettersi di fare le vacanze. Veramente io sono... è scandaloso questo comportamento sfacciato, per cui addirittura si toglie il tetto agli stipendi. Poi qualcuno ha detto: no, ma non sono i manager, sono i dirigenti. Ah, alle persone là fuori gli fa tanta differenza che non siano i manager ma sono i dirigenti a cui viene tolto il tetto di 140.000 euro. Mi faccio andare dal sottosegretario Del Mastro, grazie alla senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente vicario del gruppo al Senato. Grazie senatrice di essere stata qui con noi in studio, grazie Franco Bechis, direttore di Open, grazie Antonello Caporale in collegamento con noi, il Fatto Quotidiano.